Dichiarazione shock. Sinner sconvolge il mondo del tennis. Prima di continuare, clicca sul pulsante per iscriverti al nostro canale, attiva la campanella e lascia il tuo like per supportarci. In un mondo dove i risultati sembrano definire il valore di un atleta, Jannik Sinner rompe gli schemi e ci offre una lezione di vita che va ben oltre il tennis. Paolo Canè, icona del tennis italiano con un passato glorioso e una medaglia olimpica, ci porta nell'intimità di questo discorso rivoluzionario di Sinner, svelando come la sua mentalità possa insegnare molto a tutti noi. In un'intervista che cattura l'essenza del cambiamento nel mondo dello sport, Canè pone Sinner al centro dell'attenzione. Non solo come talento inarrestabile del tennis italiano, ma come figura emblematica di un nuovo modo di percepire la competizione e il successo. Sinner, con la sua trasparenza e semplicità, ci ricorda che il valore di un atleta non si misura solo attraverso le vittorie, ma anche attraverso il coraggio di essere se stessi, anche di fronte alla possibilità di essere fraintesi o sottovalutati. Adesso mi ascoltano perché faccio risultati. Se fossi il 300° al mondo e parlassi così, mi darebbero del coglione, afferma Sinner, lasciando trasparire una cruda realtà dello sport professionistico. Questa confessione diventa il fulcro attorno al quale Canè costruisce un dialogo aperto e onesto sulle sfide, le pressioni e le aspettative che i giovani talenti devono affrontare nel loro percorso. Mentre Canè tessera le lodi di Sinner, non dimentica di offrire un'analisi profonda dell'ambiente tennistico italiano, evidenziando come, nonostante i successi, esista ancora una cultura sportiva che può risultare tossica, soprattutto per le giovani promesse. Critica l'atteggiamento di certi genitori nelle scuole di tennis che sono attaccati al risultato in maniera maniacale e sottolinea l'importanza di un approccio più sano e equilibrato nello sviluppo dei giovani atleti. La verità che Sinner porta alla luce attraverso le sue parole è un monito potente per tutti. Il successo non dovrebbe mai compromettere l'autenticità o la libertà di esprimersi. Canè Chi mostra come Sinner stia non solo riscrivendo le regole del gioco, ma stia anche offrendo una prospettiva più umana e vulnerabile dello sport. Cosa ne pensi delle parole di Sinner e della visione di Paolo Canè sul mondo del tennis italiano? Pensi anche tu che ci sia un'educazione discutibile da parte dei genitori dei nuovi giovani atleti? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto.